my boy is dagger. Oh yeah. Buonasera da Umberto Tichini e benvenuti a questa sesta puntata di Calcio d'Angolo. Con noi in studio lo storico direttore Micale. Direttore. Buonasera Umberto. Buonasera. Subito un aggiornamento dai campi di Serie D. Passa in vantaggio il Licata. Casarano Licata 0-1. Inoltre ci chiede pure la linea Patanè, che sta seguendo per noi Catania Vecchie Glorie contro Chievo Vecchie Glorie. A te Patanè. Buonasera amici ascoltatori, siamo qui al Belletri, dove per il campionato Vecchie Glorie si stanno affrontando il Catania allenato da Piero Cucchi contro il Chievo allenato da Gigi Del Nero. Il risultato vede il Catania in vantaggio per 3-1 grazie alle reti di Zampagna, Brutto e Manca. Per i clivenzi Cossato ha accorciato le distanze pochi minuti fa. Attenzione, Riberto si invola, scambia con Marazzina ed è ancora gol del Chievo che in due minuti si rifà sotto. Adesso la squadra di Cucchi deve stare attenta. Siamo ormai al 92esimo con Manfredini che duetta con Binotto. Ma la palla viene intercettata da Mazzuzzi che dà in profondità ad un velocissimo Muntasser. La palla in mezzo per Berrettoni, la sfonda per Lugnan e il gol del Catania che fissa il risultato sul 4-2 proprio durante il triplice fischio che decreta la fine dell'incontro. Qui dal Belletri e tu la linea va a te, Micale. Grazie Patanè, abbiamo con noi in studio l'ennesimo direttore del Canchiere dello Sport, Marco Cicero. Prego Marco. Allora andiamo a leggere il Canchiere dello Sport, che titola: Catania sconfitto da se stesso, Pellissier, il rigore era netto, Spolli mi ha litato in faccia per 40 secondi, Pulvirenti, sono troppo addannato, gli abbiamo regalato la partita, clamorosa a Cibali, Biagianda batte Bellusci e Savo una bratta. Nuovi sviluppi sulla diatriba tra Lodi e Maxi Lopez, Berghiesso dichiara: il pallone l'ho portato io e dovevo tirare io. Bene, abbiamo adesso in collegamento dalla tangenziale di Catania il nostro Agatino Zizzo che sta seguendo per noi il traffico in vista della partita Lecce-Catania. Sentiamo Agatino Zizzo cosa ha da dirci. È cominciato il grande esodo di tifosi ed automobilisti con destinazione Lecce. Al momento si registrano incolonnamenti al chilometro 45 in corrispondenza dell'uscita Monte Pomi Serbianco e in questo momento vediamo un mezzo di soccorso che tenta di farsi breccia nel traffico attraverso la corsia di emergenza che però risulta intasata in diversi punti. Si prevede un flusso di circa 50.000 veicoli in spostamento sulla A186 Cerignola-Bronte. La polizia stradale consiglia di imboccare l'uscita di Spizzirri e convergere sulla E90 in direzione Barletta. Numerosi saranno i controlli da parte dei Vaddia per prevenire le infrazioni. Si raccomanda pertanto l'uso delle cinture di sicurezza e del casco. Dalla tangenziale tutto, a te Teghini. Bene, ringraziamo Zizzo per gli aggiornamenti sul traffico. Lorena, ci sono domande dal pubblico? Sì Umberto, diamo il microfono al nostro unico spettacolo. Sentiamo. Buonasera direttore Micale. Buonasera. Volevo sapere i risultati della Serie D perché mi sono giocato la bolletta. Beh, non so quale si è giocato lei, ma diamo i risultati più importanti di questa giornata. Castarano Licata 0-3, Locri Nista 3-2, Sciacca Tutis 3-1. Che ca... Bene, per questa puntata di... Per questa puntata di Calcio d'Angolo è tutto, la linea torna nuovamente dallo studio di Rossazzurri. Buona serata. Ci siamo poi e stagio.